Cari amiche ed amici, qui il vostro Santen Chan a farvi un altro video di 5 minuti per editarlo veloce veloce. Spero che il mio ultimo video vi sia piaciuto, era sarcastico, ma magari vi farà vincere all'otto, al super enalotto, al totocalcio, a quello che sia. Se vi farà vincere, mi raccomando, condividete il mio video. Inizio dicendovi che questo video si titolerà 5.000 ore all'anno, missione impossibile, ed è uno dei miei primi video, se non il secondo, di protesta su YouTube o di critica. Quindi saluto il nostro amico Claudio Wolf, che mi segue sempre e che lui ha già criticato sotto vari aspetti YouTube. Ed io voglio fare questa mia esposizione, questo mio pensiero, perché giudico che quello che hanno fatto, l'ho scoperto ieri entrando ad editare e pubblicare il video in YouTube, non è giusto, perché mi hanno comunicato che forse da febbraio il mio canale non sarà più adeguato alle monetizzazioni. Adesso io ci ho speso $70. Se il 26 febbraio il mio canale non sarà più atto alle monetizzazioni e magari non mi pagano, allora io ho fatto i calcoli, perché io pensavo che si doveva avere un minimo di 5.000 view all'anno, invece no, sono 5.000 ore. 5.000 ore all'anno fanno 5.000 diviso 365, quindi devono guardare il video 13 ore e quasi 14 ore al giorno i tuoi video, oppure quanti minuti sono? Sono esattamente 300.000 minuti, quindi devono guardare in un anno 300.000 minuti dei tuoi video. E quindi che altro calcolo si può fare? È pazzesco. 300 minuti, 300.000 minuti l'anno, 5.000 visioni, perdon, 5.000 ore. Io posso fare più di 5.000 visualizzazioni l'anno, ma non 5.000 ore di visualizzazione. È pazzesco. Con questo escluderanno dalla monetizzazione molti canali, incluso il mio, e bisognerebbe aiutarci fra youtubers guardandoci di più. Comunque non credo che si risolverebbe così il problema. Avevo in mente molti altri calcoli, ma insomma il concetto lo avete afferrato, penso. È una cosa incredibile, perché com'è possibile che non solo cambino le regole, ma addirittura per chi aveva la monetizzazione cambino le regole? E io quasi arrivo al 500.000 di visualizzazioni del canale. Non mi possono levare la monetizzazione. Sto ormai da 5 anni a febbraio, e per di più questi $70 me li devono dal gennaio 2016, perché prima mi hanno dato $150 in 4 anni. Quindi 5.000 ore per rimanere monetizzati in un anno, se no ti revocano la monetizzazione, sono 300.000 minuti all'anno. Meditate, gente, meditate. Adesso faccio anche io questo video allo stile Claudio Wolf, perché veramente non credo sia giusto per nessuno tutta questa storia, questa roba qua, perché ci pregiudica molto. Se questo video ti è interessato, mi raccomando, condividilo fra i tuoi contatti, fra i tuoi amici, perché dicano anche loro quello che ne pensano, e commenta per favore, fammi sapere quello che ne pensi circa le 5.000 ore di visualizzazione all'anno.